CriptoFacile è veramente gratuito, quindi 1. Lascia like sotto i miei video, 2. Iscriviti qui sotto al mio canale, 3. Condividi il mio canale con i tuoi amici e i tuoi conoscenti e ti lancio una sfida: se raggiungeremo 5.000 iscritti al mio canale, registrerò per te nuovi video gratuiti di finanza personale, investimenti e mindset. Buona visione! Ed eccoci a Cripto Facile, io sono Andrea. Ho deciso di aggiungere una lezione al capitolo per farvi vedere i siti principali che consulto quotidianamente per verificare l'andamento, diciamo, di questo mondo, no? Il primo che vedete, alternative.me, avrete comunque tutti i link nell'apposita sezione, vi fa vedere l'indice della paura e dell'avidità, diciamo, nel mondo delle criptovalute. Ora, questo indice ha una fotografia in tempo reale, questa parte dove c'è scritto now, yesterday, last week, la scorsa settimana, yesterday ovviamente ieri, last month, l'ultimo mese. Questo cosa vi fa capire? Vi fa capire il termometro del sentimento sulle criptovalute dove si trova. È chiaro che nella parte rossa è la paura, in mezzo è una via di mezzo, appunto. E per quanto riguarda la parte verde, si passa all'avidità, nel senso all'euforia, mettiamola così. Ora, come vedete ad oggi, in questo momento, 1 aprile del 2021, l'indice della paura e dell'avidità, mettiamola così, è a 74, diciamo abbastanza buono, no? Ieri era 76 perché comunque il Bitcoin aveva avuto uno slancio e l'ultima settimana era 60 perché in ogni caso c'era stato un decremento del Bitcoin da aria 60 a 50 e poi si era in ripresa. L'ultimo mese 78 perché Bitcoin il mese scorso è andato particolarmente bene. Sotto c'è l'andamento storico di questo indice e potete vedere dal 1 febbraio del 2018 più o meno, quando è stato istituito a quanto pare, qual è l'andamento, no? Per esempio, a metà 2019 c'era stato uno spunto del Bitcoin, era salito a 12 o 14 mila dollari se non ricordo male, e quindi l'index era salito. Era poi sceso ovviamente fino a distruggersi a inizio marzo, quando c'è stato il cigno nero del Covid, insomma la crisi. Poi è risalito quest'estate, nel 2020 intendo, dove c'è stato appunto un boom del Bitcoin che era passato dai 3-4 mila dollari di marzo ai 12.000 dollari e passa dell'estate, risceso a ottobre perché c'era stato di nuovo un tonfo del mercato delle criptovalute e poi è risalito su e giù, insomma, a seconda degli spike, cioè dei picchi di prezzo del Bitcoin. Possiamo dire che in questo momento c'è abbastanza euforia contenuta rispetto ad altri periodi, perché si era arrivato anche a 93, 95, cioè veramente indici molto alti. Però al momento, diciamo, c'è una calma piatta che fa presagire che potrebbe essere imminente un altro movimento del Bitcoin verso l'alto o verso il basso. Invece, per quanto riguarda le altcoin, vi faccio vedere questo indice che in realtà ho scoperto a settembre e l'ho diffuso a vari youtuber e poi è diventato virale online, ed è un indice che misura l'andamento, in questo caso negli ultimi 90 giorni, delle 50 coin principali in classifica. C'è una classifica da 1 in giù, ovviamente dove 1 è Bitcoin, e dalla seconda in poi ci sono gli altcoin ordinati in base alla capitalizzazione di mercato. Vi faccio vedere anche il sito, giusto che ci siamo, tipo CoinMarketCap. Qui vi ho fatto già vedere in altre lezioni, dove c'è l'elenco delle criptovalute per capitalizzazione, cioè market cap, quindi a scendere la market cap di quelle meno capitalizzate. Questi sono i volumi di scambio quotidiani, possono esserci anche più scambi su valute meno capitalizzate, non è anomalo. E quindi che cosa ci rappresenta questo? Ci rappresenta che negli ultimi giorni, o meglio negli ultimi 90 giorni, le altcoin sono andate molto più forte del Bitcoin, quindi sono cresciute di più, e lo vedete anche da questo grafico dove è identificato proprio che siamo in alt season, no? Altcoin season, cioè dove le altcoin stanno spingendo molto di più che il Bitcoin. Non dimentichiamoci che a dicembre e a novembre eravamo in Bitcoin season, cioè le altcoin erano veramente massacrate nei confronti sia del dollaro ma ancora di più nei confronti del Bitcoin, perché qui il rapporto è tra Bitcoin
e altcoin. Adesso questo sito è stato aggiornato e c'è anche l'indice mensile e l'indice annuale, quindi vedete che negli ultimi 90 giorni le altcoin hanno spinto bene, nel 2021 hanno spinto bene, nell'ultimo mese hanno spinto bene ma meno. Qui trovate poi l'elenco di quelle che sono più performanti e alla sinistra del Bitcoin trovate le cripto che hanno performato meglio, ad esempio BNB ha fatto il 778% contro un 109%, Litecoin non è ancora passata di qua perché ha fatto il 62,8% contro un 109%, quindi sicuramente negli ultimi 90 giorni se il Bitcoin ha fatto un 109% di performance e Litecoin 62% è andato meglio il Bitcoin del Litecoin. Si tratta di cripto un po' vecchiotte, quelle che sono rimaste qui, diciamo che siamo abbastanza tirati, sono quasi tutte in pratica da questa parte, quindi non è impossibile che si ritorni a scendere con questo indice e a fare questa discesa con l'eventuale diminuzione di valore delle altcoin su Bitcoin. Se facciamo uno zoom out come sempre, vediamo che a novembre era abbastanza prevedibile una risalita come è successo qui, nei punti che sto evidenziando. È chiaro che c'è anche la possibilità che diciamo questa altcoin season non finisca subito e quindi non è detto che debba andare giù così verticale come a settembre o come poi è successo nel 2019, nella metà del 2019, però diciamo che è possibile che faccia anche una discesa, un consolidamento del Bitcoin per un calo del prezzo del Bitcoin o per un esplosivo movimento verso l'alto del Bitcoin e poi le altcoin seguano quello che è il movimento del Bitcoin. Quindi se il Bitcoin crolla, le altcoin crolleranno ancora di più, se il Bitcoin salirà molto velocemente ed andrà a mangiarsi la capitalizzazione di mercato, quindi la dominance nel mercato delle criptovalute, sicuramente anche poi le altcoin subiranno nel breve magari e quindi crolleranno di prezzo nel breve, salvo poi seguire e esplodere poi successivamente. Quindi l'andamento è che qui le altcoin erano molto più forti, il Bitcoin ha assorbito tutti i capitali sul mercato, salvo poi rilasciarli sulle altcoin quando c'è stata euforia complessiva nel mercato. E quindi chi ha comprato, che ne so, Bitcoin a 20.000, adesso si trova a 50.000 il Bitcoin, è fermo da un po' e quindi dicono che noia, andiamo sulle altcoin. Attenzione che le altcoin sono molto volatili, come vedete da un giorno con l'altro, qui non è un giorno con l'altro ma da un mese con proprio due mesi la situazione delle altcoin può cambiare drasticamente. Andiamo ora a un altro sito, ripeto, troverete tutto poi in descrizione nell'apposita sezione. Questo è un po' più complesso, fa vedere diciamo più parametri, quello che io controllo però fa anche l'inflazione, vedete, quello che controllo qui su questo sito è questo, l'MRI, praticamente l'indice che fa capire quanto i miner stanno vendendo rispetto a quanto producono. Ecco, in questo momento stanno vendendo più di quello che producono, un 7,9% di più, quindi stanno comunque vendendo le loro scorte di Bitcoin, perché evidentemente il prezzo che comunque è sostenuto li soddisfa. Considerate che a loro costa produrre un Bitcoin credo al momento tra i 10 e i 15 mila dollari, quindi sono comunque in forte profitto, quindi perché non scaricare a mercato una buona quota? Non gli si può dare molto molto torto. Altro sito interessante è questo, il DeFi Pulse, vi fa capire quanti soldi sono bloccati all'interno della DeFi. Vedete che c'è stata un'esplosione, mettiamo a un anno, non a 90 giorni, vedrete che c'è stata un'esplosione logaritmica praticamente dei capitali, quando a luglio c'era ben poco dentro, ma un miliardo quello che c'era di dollari, adesso siamo arrivati a 44 milioni, miliardi scusatemi. Ovviamente quando c'è un calo di liquidità bloccata calano in genere anche le monete che fanno parte di questo ecosistema, quindi tenetelo a mente. Maker, che è una cripto che ho nominato anche nella sezione della DeFi, è la prima come diciamo capitalizzazione all'interno della DeFi, c'è Compound, Aave che è un'altra che vi ho citato, Uniswap che è la moneta di un decentralizzato, di un exchange decentralizzato e così via. L'ultimo sito che vi faccio vedere in questa lezione bonus è il Rainbow Chart, il grafico Rainbow, che adesso si è aggiornato e è diventato doppio Rainbow. Vedremo un po' cosa intendono diciamo i creatori di questo grafico, di questo sito.
al momento vi basti capire che segue un po' lo stock to flow, no? Abbiamo fatto una lezione sullo stock to flow. Ecco, è un'attualizzazione dello stock to flow che vi fa capire, diciamo, in scala logaritmica sempre, ma che segue questi colori, a che punto siamo. Se a marzo eravamo a $6,000, cos'è qui? Sì, dice $6,000 circa la previsione, e adesso siamo a 61,000, vediamo che secondo la scala del Rainbow dovremmo essere all'incirca ad agosto sui $150,000, per poi arrivare magari anche a $175,000 a novembre, e poi chi lo sa, nel 2022 tornare a 26,20 o diciamo in questo intorno, $20,000, $27,000, a seconda, diciamo, del periodo in cui deciderà il Bitcoin di andare eventualmente a scaricare. Vediamo che non è detto che bisogna stare all'interno del Rainbow, in passato si è superato, è anche vero che diciamo nel 2017 siamo andati a prendere esattamente la parte rossa. Proviamo a fare una descrizione, no? È uno sconto nella parte azzurra, diciamo blu, risulta è uno sconto, nella parte un po' più scura è buy, del verde ti dice compra perché il prezzo è buono, accumula nella parte ancora su, è sempre economico, è ancora economico nella parte verde chiaro, nel giallo dice tieni, hold, come vi avevo spiegato prima. Nella parte in cui siamo adesso, nella zona arancione chiaro, dice è una bolla perché non si sa ancora, no? È salito il prezzo, ma a che punto siamo? Ricordatevi che c'è già passato tante volte. Poi dice FOMO intensifies, cioè si è intensificata la FOMO, no? La paura di rimanere fuori, quindi qua compreranno molti, no? Poi si arriva a vendi, seriamente vendi, perché inizia a essere alto, e poi massimo territorio della bolla. Quindi se parliamo di logica semi-hold, possiamo dire che in questa zona bisognerebbe vendere. Mi auguro che questa lezione ti sia stata chiara. Qualora dovessi avere ancora dei dubbi, ti ricordo che puoi usufruire dell'help desk oppure ci sentiamo in coaching call. Ti saluto e ti auguro una buona visione della prossima lezione.